Ciao a tutti, allora eccomi qua per aggiornarvi sulla questione Tretinoin. Ho finito la prima settimana del terzo mese, scusate le occhiaie, ma non sto dormendo niente bene in questo periodo, quindi è così. Comunque dicevo, ho iniziato il terzo mese, ho finito la prima settimana. E mi sono spellata, altro che visitors, cioè qua ho fatto la muta, non lo so. Mi sono spellata un sacco sotto il naso, mi sono spellata un sacco sopra qua. Sono contenta, io qua avevo un buco per colpa di un punto nero formato famiglia e in questi 3 mesi non è più tornato, perché ogni tanto si riformava, non si è più riformato e vi dirò che il buco si è anche chiuso. Adesso si vede ancora un pelino, ma molto meno, è quasi sparito, sono molto contenta. Niente, oggi inizierò la seconda settimana. Questa settimana ho avuto un po' di più di grattarola in faccia, però niente di insopportabile. Anche se con questo forte spellamento è bastato idratare bene la pelle e non si vede, se non metto la crema sembra una lebbrosa, ma vabbè, chi se ne frega. Vado avanti, poi vediamo che tempo farà aprile, perché tanto adesso a marzo non ho nessun tipo di problema. Abbiamo avuto 3 giorni di pioggia e neve, quindi il sole era una cosa sconosciuta. Se continua così non ci sarà problemi a continuare con la tretinoina, perché tanto sole non ne vediamo. Io insisto, insisto con la pulizia del viso, con tutto l'ambaradan e vediamo come va. A lunedì prossimo, ciao!